Parole al vetriolo che consegnano un quadro nel quale Vincenzo De Luca e il Partito Democratico sono sempre più distanti. Il governatore torna ad attaccare duramente il suo partito e lo fa da Nocera Inferiore, dove ha presenziato l'inaugurazione dei nuovi reparti di anestesia e rianimazione di medicina dell'ospedale Umberto I. Rispondendo ad una domanda sulla sua eventuale ricandidatura alla guida della regione, ha detto che c'è tempo per il secondo mandato e di non fare come qualche imbecille del PD che per fare un po' di ammuina interna fa perdere solo tempo. Insomma, un atto d'accusa in un partito dilaniato dalla discussione sull'eventuale congresso. Intanto De Luca tiene sempre alta l'attenzione sul tema vaccini ed ha accusato i ministri del governo che, testualmente, fanno i Novax con i figli degli altri. Ai genitori dico di non stare a sentire le bestialità che arrivano da Roma. Siamo all'irresponsabilità totale. La giornata salernitana di De Luca ha visto poi, dopo PD e vaccini, l'apertura di un terzo fronte di scontro. Questa volta sul tema della sicurezza, argomento caro al governatore, che prima ha bloccato un extracomunitario davanti a un supermercato di Salerno chiedendo l'intervento dei vigili urbani, poi annunciando la richiesta di intervento ai questori di Napoli e Salerno contro gli stranieri che spacciano e gestiscono la prostituzione. Abbiamo fenomeni preoccupanti di spaccio di droga e di gestione della prostituzione. Questo deve essere intollerabile. Ho chiesto proprio ieri ai questori di Napoli e di Salerno di verificare chi è che arriva, che prende il pullman della sita a Napoli. Abbiamo un gruppo di extracomunitari, una piccola banda che non paga ovviamente il biglietto, che ha atteggiamenti intimidatori, arriva a Salerno a via Vinciprova e credo che porti un po' di droga. Dobbiamo fare piazza pulita senza guardare in faccia nessuno.